Per parlare della realtà dell'Emilia Romagna e della provincia di Forlì Cesena vale la pena ricordare due aspetti, due novità che si sono sviluppate negli anni scorsi. La prima, il completo rinnovo della disciplina urbanistica attraverso la nuova legge regionale di governo del territorio, la numero 24 del 2017, e il secondo appuntamento, un aspetto di riflessione collegato alla festa dell'architettura che si è svolta nel settembre 2018 a Cesena, che ha affrontato i temi di centri storici. In questo combinato, diciamo, di novità e di azioni di confronto, potrei citare alcuni elementi che secondo me possono essere, diciamo, di utile confronto. La nuova legge urbanistica regionale consegna la necessità prioritaria della rigenerazione, quindi dello sguardo attento alla città esistente. In questo sguardo attento alla città esistente rompe in un certo senso il confine tra città storica e città consolidata, leggendola in un tutt'uno da governare, in particolare conoscere e analizzare per un'azione di innovazione e rigenerazione della città esistente. Nell'ambito delle riflessioni che abbiamo svolto a Cesena nella festa dell'architettura, questa, diciamo, accezione, particolarità di un centro storico che non è più cinto da un perimetro che lo faceva vedere come isolato rispetto al tessuto della città che lo circonda, è stato analizzato ed è venuta fuori in tutta evidenza la necessità di uscire in un certo senso da una lettura conservativa e quindi statica e meramente edilizia del centro storico, verso la necessità di rinnovare, riportare, riconsegnare al centro storico stesso le funzioni che l'hanno generato. Certamente quelle sociali di incontro, ma in particolare quelle delle funzioni anche produttive, del laboratorio, dell'azione dell'uomo che nel tempo ha generato e ha modificato i centri storici. In questo combinato di lavoro abbiamo consegnato alla città di Cesena e ai comuni della provincia di Forlì Cesena delle elaborazioni che, a quanto possiamo vedere, sono alla base dell'avvio dei processi partecipati per l'innovazione degli strumenti urbanistici. Il centro storico oggi è al centro della pianificazione.